Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andronic 91 in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Iniziamo subitissimo la partita contro la Second Raimon, l'ultima partita che ci rimane da fare prima di poter avanzare nel gioco, anche se in realtà potremmo già fare le altre partite più avanzate, però andiamo con ordine e facciamocele tutte. Ovviamente ho cambiato la divisa, ho messo la divisa della Epsilon perché mi piace di più quella della Epsilon. A dire il vero mi piace il portiere che è tutto di nero, mi piacciono i colori scuri, più che altro il nero, il blu no, quindi solo il nero vale. Pronti, siamo prontissimi! Giochiamo al campo della Raimon ovviamente, però non è il campo della seconda Raimon, è il campo della prima Raimon, o meglio, prima... una volta finito il Football Frontier, il campo in erba. Che bello. Avanziamo un po' con Torch, va? Non mi piace come dribbla lui. Non mi piace affatto. Però, insomma, bisognerà pure avanzare con qualcuno. E ho sbagliato tutto. Perfetto. Oh, lui mi piace come dribbla, guarda un po'. Portiamolo davanti, va. Vai, subito. Darren la chance. Prova a parare questo. Vai. Vediamo se lo para. Un po' meglio. Era un po' alto il volume. Cercavi Axel, volevi. E invece no. Non te l'aspettavi, vero? No. Guarda un po' come te lo blocco. Ping, ping. Come un vero ninja. Ah, vabbè. Eccolo qua. Hunter's Netto. Perché era cacciatore. No, come ha fatto? Come mi ha preso da lì? Ok, anche lui è carico. L'ha capito. Andiamo ancora un po'. Attenzione. È partito. Perché ho visto Victoria dietro che veniva comunque sia con la tecnica spianata. Però quando ho visto che anche Jack l'aveva attivata, ho detto fermi tutti. Tiriamo subito. Potrebbe pararla dopo che The Wall ha bloccato il... No, troppo forti. E poi è una squadra di livello 2. Quindi insomma, non è che stiamo giocando contro delle pippette. Voglio dire. Ok. Andiamo con Harmonix. Ma io direi anche di sì, eh. No, invece. Perché non ho Harmonix? Ah, perché i cambi che faccio in partita non valgono. E vabbè, però, ragazzi, voi avete tutto quanto avete. Decidetevi. E però è gol comunque. Praticamente nella scorsa partita ho cambiato la tecnica di gioca Reigns da, appunto, da Joker Reigns a Harmonix, però non me l'ha registrato. Perché a quanto pare i cambi in partita non valgono. Cosa? Ma non è vero. No, Fans of Gaia penso che basti comunque sia. Oh.
Dai, finché abbiamo ancora un po' di vitalità. Beh, però con Arion invece lo spirito ce l'ho bello potente. Non servirebbe neanche potenziarlo contro Darren, però non si sa mai. Vediamo un po'. Dovrebbe entrare facile. È ovvio. Darren è forte se lo alleni, ma devi proprio allenarlo nella parata, nella difesa, nei vecchi giochi. Non è presa, proprio è difesa nei vecchi giochi, la parata. Ma proprio devi, proprio di prepotenza devi allenarlo, se no è inutile come giocatore. Io l'ho allenato, ma ce n'è avuto di tempo. Allora, così intanto mi apro un attimo la strada per i miei giocatori che intanto si ricaricano il tiro. Ok. No, sbagliatissimo. No. E vabbè, back tornado qua. Tanto. Buck, che è il nome proprio? Nome di persona? Ma vado con Fence of Gaia, tanto non... Aia. Cattivelli, eh. No, corriamo alla stessa maniera corriamo. Ah, vabbè, non fa nulla. Potrebbe essere difficile. Oppure no. C'è uno di voi che mi ha detto di reclutare JP e di metterlo in porta. Sì, ma non questo JP. Questo JP è inutile. Il JP che troviamo nella seconda nuova Raimon, forse. Forse va bene. Ma forse, dico. Non serviva, però. Voglio un attimo rimettere la palla in gioco in questa maniera. Perfetto, perfetto. Con questo è il quarto, pare. Dai, una mossa, su. Che le mosse belle solo quando tiro io. Quelli degli altri non sono belle da vedere. Facciamocela proprio leggera, leggera. Facciamocela, dai. Da qui, voglio vedere. Voglio vedere se Darren è veramente scarso. Ah, te la blocca Endo. Ti prego, blocca Darren. No. Ah, meno male l'ha bloccata. Se no davvero Darren, la cosa era quanto imbarazzante. Dai, su, quando ci va a finire sto primo tempo? Ah, quello che dà le cocciate là dietro. Siamo pronti? Siamo carichi? Dai. Pronti a segnare con Riccardo che è carico a quanto pare. Ne aspettavi? Shippudashi. Vai, troncato lì. E non è più carico, ma che devo fare io? Si scarica per non nulla.
Ah. Ti chiedi stupido. È un po' scarico, Sam. Vai, vai, para tutto, para. Che fa, che fa? Ah, eccolo! Anche attivato il burning, tanto per fartelo sapere. Era carico? Non ci ho fatto caso che era carico. Aiuto! Ma dai! Ma ti pare normale che mi insegui fino alla fine? Ma non è giusto! E vabbè allora. Niente, eh? Ma me la passate qualcuno? Ecco, magari questo giocatore che sta un pochino più indietro in difesa, magari. E vabbè, niente, non corre. Sì, sì, crossfire. Guarda qua. La tecnica poi si chiama mani esperte in italiano. Però potrebbe sempre passare qualcosa, non si sa mai. Vabbè allora. No, non t'azzardare. Maledetto. È Jude Sharp, ma è sempre un maledetto. Non si deve azzardare proprio. Ecco, ce l'ho attivata, proprio. Quando è che si disattiva? Quando serve? Proprio nel secondo in cui serve. No, questo non ci può mai arrivare in porta. In teoria non potrebbe neanche arrivarci in porta, però. Anche perché non è un tiro lungo, ma è un tiro B. Che respinge, quindi. Dai però ragazzi, che cavolo. Uffa. Ma qualcuno carico c'è? Qualcuno? Non dico tutti, solo qualcuno. Se me la passate qua giù magari. Dai. Ah, è vero, c'ha il tiro combinato. Stavo a pensare allo spirito guerriero. Uioioi. Sarebbe la prima volta che blocca con Magon. Così a caso proprio, totalmente. No, come ha fatto? Scimo, ti faccio tirare un'altra volta, no? A perdere tempo. Vabbè sì, in teoria dovremmo perdere tempo in teoria, però. Però. Vai così. Non importa l'armatura. Non importa proprio. Non ci credo. Ma è sempre carico. Endo. E allora
E allora se voi fate come vi pare. E niente, non si attiva. Mi odia il gioco. La forza è finita. Oh mio Dio, secondo tempo. Che è stato? Che è stato il secondo tempo? Una cosa indicibile. E sconfitti anche loro. Abbiamo finito questo torneo. Ok, si sono tutte quante le posizioni. Attenzione, manca un'ultima cosa allora. Andiamo a vedere. La chiave? Shinsei. Ah, la chiave per accedere al secondo. Alla seconda mappa. Quindi in teoria non potevo accederci prima. Ah. Quindi neanche potevo farlo. Quindi se battiamo Cannon possiamo reclutarlo in teoria. Oddio, questo come si fa? Non lo so. Vediamo un po' che roba è. Cosa? Ah, ecco, da respingere. Vabbè, è finito anche questo, dai. Bene, con questo abbiamo reclutato tutti quanti i giocatori possibili extra di questa mappa, dovremmo. E invece no! C'è un altro punto! Ma quanti sono? Ah, ecco! È la ogre! Dico, ma mancherebbe qualcuno? La ogre! Ma proprio? Livello 4, fermi! Calmiamoci. Livello 4 non è ancora il momento di affrontarla, livello 4. L'affronteremo quando avremo una squadra più forte, ok? Allora, per il momento non recluto altro perché non ne vedo la necessità. Per reclutare altri giocatori dovrei poi allenarli, quelli che recluto comunque sia. Ho visto che Axel Blaze ha un grande potenziale di crescita, anche Mark Evans, però non li recluto. Vorrei reclutare quelli degli Inazuma Japan quando sarà il momento, perché sennò qui non ha senso farlo. E dovremmo incontrarli proprio nella seconda mappa, perché c'è scritto Inazuma Japan Hen, praticamente incontriamo le leggende, in poche parole, oltre appunto, oltre a quelle del Football Frontier, anche quelle del Cammino Imperiale, ovvio. Ad ogni modo, per questo video è tutto, domani continuiamo ovviamente l'avventura. Io come sempre vi ringrazio per aver visto anche questo episodio. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.